Nella famiglia impariamo ad amare, impariamo a perdonare, impariamo a conoscere Dio. Nel Mall of Asia Arena, raggiunto in Papa Mobile tra un mare di visi festanti e cuori commossi, Papa Francesco ha ricevuto l'abbraccio delle famiglie filippine, accorse a testimoniare la bellezza della fede. Il pontefice ha rimarcato che oggi sono tanti i tentativi di ridefinire la stessa istituzione del matrimonio mediante il relativismo, la cultura dell'effimero, una mancanza di apertura alla vita. Eppure il futuro dell'umanità passa attraverso la famiglia, santuario di amore e condivisione, e i fedeli sono chiamati a costruire una casa per Gesù come fece Giuseppe, a imparare a riposare nel Signore. Parlando anche a braccio, Papa Francesco ha invitato tutti a non perdere la capacità di sognare e a dire fortemente no a tutte quelle forme di colonialismo ideologico che vogliono distruggere la famiglia. Senza dimenticare le difficoltà delle famiglie, i disastri naturali, la situazione economica che ha provocato la frammentazione delle famiglie con l'emigrazione, stili di vita che annullano le più fondamentali esigenze della morale cristiana, Papa Francesco ha chiesto a tutti di essere vicini ai poveri, facendo loro sentire che Dio non li ha dimenticati. La fede non ci toglie dal mondo, ha concluso, ma ci inserisce più profondamente in esso. Nella lunga giornata di Papa Francesco ha trovato posto anche un fuori programma. Subito dopo la messa in cattedrale, infatti, il pontefice ha visitato un centro che si occupa del sostegno dei bambini di strada. Gli oltre 300 piccoli che popolano al momento la struttura hanno potuto così abbracciare il successore di Pietro e ricevere quella carezza amorevole che la società indifferente ha loro rifiutato tante volte.